Professor Bruno Dalla Piccola, modelli organizzativi per ottimizzare la ricerca no profit, qual è il punto? Ma direi che vorrei portare la nostra esperienza personale del più grosso ospedale pediatrico d'Europa, l'ospedale Bambino Gesù, e ricordando che il nostro istituto del cuore e cura carattere scientifico ha triplicato i risultati negli ultimi anni utilizzando un modello che è formato da poche parole chiave. Innanzitutto l'organizzazione, abbiamo rivisto tutta l'organizzazione della ricerca, abbiamo rinforzato la squadra dei ricercatori, abbiamo creato un grant office che aiuta i ricercatori a identificare progetti e collaborazioni di tipo internazionale. Naturalmente abbiamo usato un sistema estremamente trasparente, c'è una carriera dei nostri ricercatori che è fatta in base ai risultati che effettivamente vengono conseguiti e naturalmente mettendo insieme i pezzi di una squadra ben ricostruita, dei laboratori nuovi che abbiamo creati, delle apparecchiature che abbiamo create, siamo riusciti a offrire ai nostri ricercatori una casa importante che permette di raggiungere questi risultati. Naturalmente valorizziamo molto i meriti dei singoli ricercatori, la meritocrazia è una delle nostre parole chiave e addirittura noi usiamo un metodo di incentivazione per i ricercatori che raggiungono dei livelli soglia superiore alla media, addirittura attribuendo una mensilità in più ai ricercatori. Credo che quindi il problema sia quello di dare una casa opportuna ai ricercatori, aiutarli a trovare delle risorse e naturalmente cercare di focalizzare la ricerca su quelli che sono gli obiettivi emergenti attuali e siccome la più grande problematica delle patologie che riguardano l'ospedale pediatrico e la presenza delle malattie genetiche, l'investimento totale è stato fatto sulla ricerca nell'ambito della genetica e della genomica.